La sequenza inizia con un crunch con braccia tese sopra la testa. Ci posizioniamo supini, portando le braccia oltre la testa e incrociandole tra di loro. Espirando saliamo per 10 volte. Cerca di salire fino ad arrivare alla punta inferiore delle scapole. Hai 5 ripetizioni. Le ultime 3. 2. Ora mantieni la posizione e porti le braccia lunghi i fianchi. Sempre espirando, inclini il tuo busto da un lato e dall'altro, cercando di sentire l'attivazione degli obliqui. Prova ad avvicinare le costole alle anche. Ultime 3 ripetizioni. Mantieni il torace sollevato. Ora le mani sono dietro la nuca, espirando vai in torsione da un lato, torni al centro e dall'altro. Ricordati che il gomito sale verso il soffitto e l'altro punta al suolo per darti l'elevazione. È la tua quinta ripetizione. La sesta, fissa il bacino mentre sali. Mancano 2 ripetizioni. L'ultima. Ti fermi al centro, mantieni il capo sollevato e l'appoggio sulla punta inferiore delle scapole, sollevi le ginocchia. Espirando porti le ginocchia dentro i gomiti. Cerca di sollevare il bacino e il tratto lombare grazie alla contrazione attiva degli addominali. Ancora 5 ripetizioni. Mancano 2 ripetizioni. Ora, rulla per cercare la posizione di plank. Appoggi i tuoi avambracci e mantieni la posizione per 30 secondi. Espira forzatamente tenendo la posizione e ricercando l'ombelico il più vicino possibile alla colonna vertebrale. Hai 20 secondi di lavoro. Stringi l'addome, attivi i quadricipiti e i glutei. Gli ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2. La sequenza è terminata. Dopo 30 secondi di recupero, potrai ripetere ancora per uno o due set la sequenza per l'addome.